Tutti con la mascherina, pronto a fare un'ordinanza per renderla obbligatoria se tutti potessero acquistarla nei supermercati e in farmacia e ce ne fossero da distribuire per i non abbienti. Il presidente della Veneto Luca Zaia, nel presentare il nuovo piano di sanità pubblica anti-Covid, non lesina informazioni chiare e dirette. Se avessimo saputo, avremmo obbligato gli over 70 a stare in isolamento. Sono loro la fascia che sta pagando il tributo più alto di vite per questo virus davvero pericoloso, dice. E tra le disposizioni del nuovo piano, massima attenzione per gli ospiti delle case di riposo, mascherine chirurgiche per tutti e separazione dei pazienti positivi dagli altri ospiti, con ipotesi anche di trasferimento in altre strutture. Stiamo finendo questa attività, ovviamente seguiamo anche nelle cure. I dispositivi da giorni vengono forniti, perché da giorni, non dall'inizio, perché all'inizio abbiamo anche addirittura mandato ad esempio le mascherine che sono arrivate dalla protezione civile o quelle che abbiamo realizzato, abbiamo mandato tutto quello che avevamo perché non avevamo forniture. Adesso siamo in una condizione nella quale forniamo alle ULS più o meno 250.000-300.000 dispositivi al giorno, adesso c'è offerta di materiale, a differenza di 10 giorni fa, 2 settimane fa, 3 settimane fa, che era impossibile. Si pagava a peso d'oro anche la mascherina chirurgica. Oggi, se trovate qualcuno in giro che dice che le mascherine chirurgiche non ci sono, vuol dire che non le ha comprate, punto. Noi ne abbiamo comprati 13 milioni e mezzo di mascherine. Ah, guardate. Ah no, queste sono le altre. Comunque, potete scrivere con tranquillità che 13 milioni e mezzo le abbiamo comprate. Abbiamo una partita di FP2 che arriva, che sono 2 milioni di mascherine. Stiamo comprando e abbiamo comprato le FP3, insomma stiamo andando a regime, tanto è vero che tutte le mattine inviamo il fabbisogno più un tot per ogni US da dedicare ai centri servizi e ovviamente alle case di riposo. Si va verso una normalizzazione del reperimento delle mascherine, dunque stanno per arrivare anche 752.000 test rapidi che andranno a integrare i tamponi che, nonostante la mancanza di reagenti in Veneto, sono a quota 11.000 al giorno, con una previsione, quando partirà il progetto del professor Andrea Crisanti con l'apparecchiatura che sta per essere installata all'Università di Padova, di 20.000 al giorno. Test che permettono di individuare gli anticorpi già al quinto giorno di malattia. Il nuovo piano deve essere coadiuvato dal mantenimento però delle restrizioni, anzi Zaia sta pensando nuove norme per i mercati e sottolinea come muoversi entro 200 metri da casa sia lecito anche per futili motivi, però qualcuno è stato denunciato per questo. L'andamento è rallentato di 5 giorni rispetto al prospetto matematico, ma non siamo ancora al picco ed anche quando le cose miglioreranno la strategia sarà di un allentamento soft delle restrizioni. Il soft landing è riferito a questo, cioè finisce il virus, non è che si aprono le porte e le finestre e poi facciamo 10 giorni di movida per recuperare il mese e mezzo, non sarà così. Dovremo ancora pian piano, come si può dire, soft landing vuol dire atterraggio morbido, no? Dovremo pian piano dismettere la mascherina, dovremo pian piano avere uno screening sempre più perfetto della popolazione. Per dire, chi ha gli anticorpi e è confermato negativo e ha gli anticorpi può avere la patente di essere uno che è passato, diciamo, che ha avuto il virus, ha prodotto gli anticorpi e è diventato poi negativo, si è negativizzato e quindi non trasmette più. E quindi stiamo lavorando anche su un progetto come questo, ma in questo momento non posso accennarvi altro. Dico che però, rispetto ai cittadini che ci chiedono, si tornerà alla normalità con gradualità, questo è poco ma sicuro. Abbiamo purtroppo già un caso di reinfezione che non ci piace, perché vuol dire che il virus è riuscito a infettare, guarire e reinfettare la stessa persona, per cui abbiamo questo caso, speriamo sia un caso tutto da dimostrare scientificamente, però un caso ce l'abbiamo.